Liberi.tv, Reggio Calabria, 19 luglio, sono in compagnia di Nunzio Gentiluomo, che è presidente di Zefiria, nonché di Arti in Movimento, e colui che praticamente ha organizzato il festival di Locri e che ha praticamente dato il via al Gay Pride, al primo Gay Pride calabrese, appunto qui in Calabria, a Reggio Calabria. Ti saluto innanzitutto, Nunzio. Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto correggo, non Gay Pride ma Pride, anche perché è molto importante non ghettizzarci. Il Pride identifica veramente tutte le persone, tutti i cittadini, ed eventualmente quindi tutta la comunità GLBTI, ma tutti, veramente tutti i cittadini che vogliono in qualche modo manifestare per aver riconosciuti tutti i diritti, e i diritti di tutti quanti, in termini di famiglia, in termini di persona, in termini veramente di individuo singolo. Nunzio, tu sei sociologo e giornalista, quindi secondo te l'impatto diciamo di questo primo evento, di questo primo Pride qui al Sud, secondo te porterà una ventata, diciamo, di novità, un po' come è stato anche in altri luoghi prima? Allora, diciamo che la nostra terra è una terra particolare con delle caratteristiche singolari. Io credo, per l'esperienza che ho avuto in quanto organizzatore del primo evento del Calabria Pride, che sicuramente qualcosa si sta muovendo. Io da 8 giorni di distanza dall'evento ho tantissima gente che mi ferma, mi chiede, mi dice: avrei voluto partecipare, mi ha incuriosito, mi sarebbe piaciuto potermi confrontare con tematiche che normalmente non sono trattate in modo approfondito come dovrebbero. Quello che voglio lasciarvi è l'immagine che mi ha lasciato che mi ha dato una mamma il giorno dopo dell'incontro, dove mi ha detto: Nunzio, io mi sono sentito trasformata, io pensavo di essere una persona dalla mente aperta, quando invece mi sono accorta di non avere mai tenuto in considerazione la problematicità di alcuni fenomeni e soprattutto quanto fosse importante per qualcuno poter fare famiglia, poter costruirsi come nucleo familiare importante. A questo punto ti faccio una domanda che era tra quelle che farò in giro per il Pride. La parola famiglia al giorno d'oggi cosa rappresenta? Allora, la famiglia non è più un valore sicuramente, ma forse non l'è mai stato. Nel mio intervento, perché a Locri abbiamo proprio parlato di famiglia, io ho fatto un intervento sociologico su questo concetto, ho proprio definito il termine famiglia fortemente fazioso, ideologico e richiamante a un'entità che non è più possibile, non è più proponibile. Oggi io sostituirei nucleo familiare, e il nucleo familiare può essere formato anche da un single, non necessariamente da una coppia eterosessuale in cui presente un uomo, una donna e dei figli. Quindi famiglia è veramente un insieme di persone, ma anche un singolo individuo che condividono un momento, un progetto, condividono uno spazio o vivono sotto lo stesso tetto. Questo per me è famiglia, quindi è giusto che oggi si rivendichi la possibilità per tutti di fare famiglia. Perfetto. Nunzio, io un'altra domanda vorrei farti. Per quanto riguarda l'estensione dei diritti civili, parliamo di matrimonio civile per le persone dello stesso sesso, ma il governo parla di civil partnership alla tedesca. Voi come vi ponete? Allora, noi ci poniamo che se la Costituzione e quindi la legge deve salvaguardare i diritti di tutti, non possiamo accontentarci sinceramente di una via di mezzo. Io credo che o le cose si muovono verso una parificazione di diritti, un'uguaglianza di diritti, oppure è meglio che le cose continuino a essere in questo modo. Cioè non sono per la linea intermedia. Credo che l'Italia sia pronta, la Calabria sia pronta a un cambio generazionale, un cambio di mentalità, e soprattutto prendere atto del fatto che stiamo cambiando, siamo in una società in continua trasformazione, liquida come definisce Bauman, e quindi che si compone e si decompone continuamente, e in questo senso non possiamo permetterci di accontentarci di una via di mezzo. Perfetto, io ringrazio Nunzio Gentiluomo, che dicevamo prima è presidente di Zefiria, di Arti in Movimento, nonché sociologo e giornalista, e colui che ha organizzato il primo festival d'inizio, che ha dato appunto inizio a questo primo Pride, e chiamiamolo solo Pride perché appunto il Pride riguarda tutti e non soltanto delle categorie, come hai specificato tu poc'anzi, e quindi buon Pride a tutti. Assolutamente buon Pride e grazie mille.